Bitcoin ieri è crollato del 9% in una sola ora. Che cosa è successo? È tutto un caso di manipolazione? Qualche truffa? Andiamo a scoprirlo insieme. Ed è la prima analisi dell'anno, quindi buon anno, cripto investitori e trader. Subito vediamo che, prima di tutto, la paura estrema sui mercati non c'è, siamo ancora molto in avidità. E sappiamo che quando siamo in avidità non è magari il miglior momento di comprare, abbiamo già visto essere forse quasi in avidità estrema, piano piano stiamo scendendo verso neutrale o forse verso paura, ma almeno per ora rimane ancora un sentiment molto forte. Quello che è successo, in poche parole, è che secondo Matrixport, o almeno un analista o l'analisi di Matrixport, la SEC rimanderà tutti gli spot ETF a gennaio. Questa in teoria è una lettera che dovevano ricevere solo i clienti di Matrixport, che sono andato a vedere perché non conoscevo. È una piattaforma di staking principalmente, o comunque dove ricevi interessi sulle tue criptovalute, un po' come se fosse l'annexo di turno. E non so se è vero o non è vero, ma questa lettera non doveva uscire al pubblico, doveva essere solo per i clienti, poi ovviamente magari qualche cliente l'ha anche condivisa. Comunque è successo tutto un crash incredibile in un'ora. È caso di manipolazione? Molto probabilmente sì. Questi clienti di Matrixport sono così ricchi che muovono il prezzo di Bitcoin così tanto? Chi lo sa? E poi è semplicemente un'analisi, non è realtà. Quello che hanno detto e quello che è successo in realtà, c'è stata una liquidazione sul mercato cripto di 700 milioni di dollari, semplicemente in quell'ora praticamente, e sono tanti soldi, quindi si chiama a una correzione, si chiama a un momento di liquidare magari i retail, perché appena abbiamo visto a inizio anno la rottura di questo canalone, molte persone sono andate long con leve aggressive, perché abbiamo detto ok, c'è un rumors incredibile che il Bitcoin Spot ETF viene approvato e che viene approvato magari anche in anticipo. Abbiamo rotto il canalone, si parte a razzo. Che cosa succede il giorno dopo? Tutti mangiati fuori, ma pesantemente, anche chi aveva leve che magari coprivano qui in basso, per dire vabbè la metto sotto il channel, che è tanto perché è un 10%, poi con la leva, anche una leva 10, ti brucia tutta la posizione. Io in questi giorni non ho proprio tradato, sono stato fuori dai mercati e mi sono visto, ok, siamo a 45.000, 46, ok, siamo a 40.000, che cosa sta succedendo? Ho detto, andiamo un attimo a capire che cosa sta succedendo, facciamoci un video perché a inizio anno proprio zero mercati, sto facendo altre cose, ma sicuramente si torna super sul pezzo. Andiamo a vedere questo bellissimo post di Bitcoin Archive su Twitter, o X, che ci fa un bello spiegotto. Quindi, il prezzo è crollato del 9% in un'ora, sulla base del rapporto di Matrixport, che prevede il rifiuto da parte della SEC di tutte le richieste di ETF Bitcoin. La giustificazione principale è politica, infatti 5 commissionari o commissari votanti per quanto riguarda l'approvazione del Bitcoin Spot ETF sono democratici e ai democratici non piacciono le cripto. Ok, oltre a questo i candidati non hanno soddisfatto i requisiti della SEC, ma non esiste alcuna giustificazione politica per approvare un ETF Bitcoin. Questo è quello che diceva magari nel recap del suo articolo o della sua lettera. Parlando Bitcoin Archive con degli esperti, analisti, Bloomberg, eccetera, viene detto che in realtà le probabilità di un'approvazione del Bitcoin Spot ETF anche a gennaio sono altissime, addirittura del 90%, e questo lo vediamo tantissimo. Oltre a questo, rimani fino alla fine perché c'è una cosa importantissima che devo dirti addirittura su MicroStrategy, ma veramente importantissima. Quindi, ci sono diversi motivi chiave per cui questa volta un ETF Bitcoin ha una maggiore probabilità di essere approvato rispetto a tutti i tentativi precedenti, perché sappiamo che abbiamo fatto tantissimi tentativi, sono sempre stati rimandati. Abbiamo avuto la vittoria legale di Grayscale, che in questo caso è già avvenuta un bel po' di tempo fa, e anche l'approvazione successiva però era stata rimandata. Quindi è un punto, ma non è chissà che punto. Abbiamo già visto anche un video molto molto tempo fa a riguardo. Abbiamo anche un maggiore impegno della SEC con gli emittenti, infatti abbiamo visto tantissime volte che la SEC sta facendo incontri con chi vuole fare il Bitcoin Spot ETF come BlackRock, anche a porte chiuse, per definire e delineare meglio degli scenari per questo Bitcoin Spot ETF, e tante istituzioni, ma l'aumento di interesse istituzionale è un altro punto, che stanno arrivando sempre dopo, anche Goldman Sachs si sta aggiungendo per essere in lista o comunque avere tutta la questione di Bitcoin Spot ETF. Affrontare le preoccupazioni della SEC. Gli emittenti hanno gradualmente affrontato le preoccupazioni della SEC, quindi uguale a prima, si stanno parlando a porte chiuse per venirsi incontro, per dire ok SEC, quali sono i tuoi problemi? Che cos'è che vuoi risolvere? E noi cerchiamo di adattarci di conseguenza. Oltre a questo, miglioramento della sorveglianza e della conformità del mercato, che però non mi sembra
una cosa che stia succedendo o chissà che altro. Abbiamo le solite manipolazioni con liquidazioni del 9%, 10% in un'ora, che sono veramente tante, ma va bene, e un'evoluzione e maturità del mercato che anche qui, ovviamente, rispetto a 5-10 anni fa è molto più maturo, ma siamo ancora semplicemente agli inizi. Andiamo a vedere sicuramente due cose interessanti. Prima di tutto, MicroStrategy. Michael Saylor ha detto, c'è anche un bel video, magari te lo lascio in descrizione, dove dal 2 gennaio al 25 aprile venderà 500 azioni di MicroStrategy al giorno per comprare Bitcoin. 500 azioni per 600 e passa dollari che vale un'azione sono $300,000 al giorno in cui farà un PAC o DCA di Bitcoin. Ed è un periodo molto interessante perché lui non è detto, ma sicuramente non ha mai guardato il prezzo a chissà che scenari, però ad aprile, 25 aprile addirittura, ipotizziamo quindi questo scenario, prendiamo un bel pennarello, tutta questa fascia, lui sta acquistando ancora, 25 aprile, qua, ipotizziamo qua, ok, in tutta questa fascia MicroStrategy o Michael Saylor acquisterà $300,000 al giorno di Bitcoin. Che cosa significa? Io ho messo a scendere, poi ovviamente può essere anche a salire, non lo sappiamo. Sapendo che c'è anche l'halving e di conseguenza stagionalmente abbiamo un crollo verso l'halving per poi ripartire a razzo, e il 2024 è un anno elettorale, quindi sappiamo che ci potrebbe essere un po' di incertezza sui mercati per poi vedere un bel rialzo dalla fine dell'anno in poi, vedremo che cosa succede. Quindi è un momento interessante, tra virgolette, copiare Michael Saylor e fare anche noi un piano di accumulo su Bitcoin in questo periodo? Forse sì, perché? Perché adesso ci sono tantissime persone che comunque non hanno Bitcoin in portafoglio. Parlando con diversi amici o diverse persone, sento sempre dire no, aspetto, perché siamo a 40.000, 42, 45, bla bla bla, aspetto i 40, aspetto i 30, aspetto quello, quell'altro. E mi ricorda tanto una fase molto molto più vecchia in cui eravamo ai minimi di Bitcoin. Eravamo verso i 20.000 e le persone aspettavano i 15, eravamo a 16-15 e le persone aspettavano i 10, e poi non hanno mai comprato. Io sai che cosa ho fatto? Ho comprato per tanto tempo, quindi per un anno quasi, ho comprato ogni giorno una parte di Bitcoin, perché non mi interessa entrare all in in un momento, non sappiamo mai il momento esatto. Quello che possiamo fare è fare un piano di accumulo a scaglione. Da qui all'halving sappiamo che potrebbe essere un buon momento per comprare? Michael Saylor sicuramente non è scemo, e sicuramente 300.000 euro al giorno non sono pochi, e addirittura vendere azioni della sua stessa azienda per comprare Bitcoin può essere una mossa avventata, ma dice che comunque rimane, gli rimangono una grandissima quantità di azioni, quindi non gli interessa, anche perché si è sempre dato, come tanti CEO, founder, quello che è, un dollaro di stipendio l'anno, robe del genere, per questioni fiscali, eccetera, eccetera. Quindi quello che potrei valutare di fare, dato che anch'io ho parecchia liquidità, vendendo una percentuale dei miei bitcoin in questa fase proprio, quando siamo arrivati in questo scenario, ho venduto una percentuale dei miei bitcoin, ho già fatto un video a riguardo, adesso potrebbe essere il momento in cui dico, sai cosa? Potrei rientrare a PAC, a DCA. Come si fa? Tra poco te lo mostro. Andiamo a vedere due dati interessanti. In questo flash crash che abbiamo avuto, la dominance è salita un po', quindi è rimbalzato, questo significa che le altcoin sono state maciullate un po' di più, hanno sofferto di più, e infatti, guardando la total, che è il mercato cripto, è rimasto abbastanza lì, sulla resistenza. Ma la Total 2 e la Total 3 hanno fatto un ritracciamento importantissimo. Un ritracciamento importantissimo in una zona che stavamo chiamando da tempo, ed era un retest di nuovo di questa zona, e qui era un momento incredibile per ricomprare altcoin. Sicuramente, se avete impostato ordini limite, è successo, forse. Ma se non li avete impostati, è una cosa che, buona fortuna, perché siamo già ripartiti, nel senso è stato riassorbito subito. La stessa cosa vale per la Total 3. Siamo tornati proprio dentro alle zone di interesse, e questo non è a caso, non è che succede un crollo e andiamo a rompere zone e livelli chiave, perché in queste zone proprio ci sono delle liquidità interessanti, degli investitori che usano la testa, che stanno dietro ai mercati e dicono questa zona è importante, se torniamo qui ho degli ordini che mi partono sui progetti che mi piacciono. E la cosa degli ordini limite la sto dicendo da tantissimo tempo, perché è veramente veramente importante anche nelle community private come il Degen Journey. Abbiamo visto e ieri nel Degen Journey ho acquistato un progettino perché siamo arrivati proprio in una zona di interesse. Quindi sicuramente questo può essere molto molto interessante. Per quanto riguarda un piano di accumulo su Bitcoin, che cos'è che possiamo fare? Mi trovo su BitCat, c'è il link in descrizione per avere anche un bonus esclusivo. Andiamo nella sezione Trading Bot e vedi che c'è investimento automatico spot più. In questo caso che cos'è che facciamo? Possiamo fare manuale o consigliato? Io in questo caso preferisco fare manuale, così ti mostro proprio quello che andrei a fare.
aggiungi la criptovaluta di interesse. In questo caso metto Bitcoin, però abbiamo tante criptovalute tra cui poter scegliere. Dobbiamo e vogliamo accumulare a livello di DCA, di PAC, diverse criptovalute? Possiamo aggiungerne di più. Io in questo caso faccio vedere solo con Bitcoin, per esempio. Ogni quanto voglio acquistare? Ogni mese, ogni giorno, ogni ora? A me interessa acquistare ogni giorno. Ipotizziamo che voglio acquistare 50 euro al giorno. A che ora lo voglio acquistare? Perché magari ho anche un orario che mi piace acquistare Bitcoin. Avvio del bot, se lo voglio far partire oggi, immediato, quindi subito, o domani, per esempio, o forse c'è anche altre date, no, ok, in questi giorni. E poi l'importo dell'investimento. Quindi io so che voglio investire al massimo 10.000 euro, per dire. In questo caso che cosa faccio? C'è anche il Earn Boost, perché magari abbiamo delle questioni Earn con proprio BitCat, che ci dà degli interessi sul Bitcoin o sulle altre criptovalute tramite le questioni di staking che ci dà proprio l'exchange. Creo e ho fatto partire il mio piano d'accumulo. Posso anche impostare un prezzo minore o comunque altro per dire in questa data, magari me lo segno in calendario, voglio interromperlo. Quindi se io ho impostato molto di più, ipotizziamo 50 euro al giorno per 30 giorni, sono 1.500 euro al mese. Se io so che devo fare gennaio, febbraio, marzo, aprile, 4 mesi, vado a fare 6.000 euro di investimento. Quindi io ipotizziamo proprio che voglio fare solo 6 mesi, imposto magari 6 mesi per dire 6.000 euro. Altrimenti posso fare delle frequenze diverse con altri proprio standard, orario, mensile, eccetera. Ripeto, giornaliero secondo me è molto interessante perché andiamo a mediare tutte quelle differenze di prezzo in Bitcoin. Mensile, dipende sempre dalle cifre di una persona, ripeto, però mensile può essere complicato perché ogni mese se devo acquistare per solo 3-4 mesi, non è detto che ti prendi il prezzo migliore, forse fai prima a stare dietro ai mercati e comprare tu. Quindi io, come ho fatto anche in passato, frequenza giornaliera, compravo ogni giorno per quasi un anno e ho mediato dai 20.000 dollari ai 15.000 dollari, sono stato in quel range, ho accumulato la quantità di Bitcoin che mi andava bene accumulare perché era quello il mio budget e sapevo che in media stavamo in quel range a lateralizzare. Adesso non sappiamo se stiamo a lateralizzare a prezzi folli, a prezzi bassi, c'è anche tutta la questione del Bitcoin Spot ETF, ma sappiamo che se viene approvato un Bitcoin Spot ETF ci sono diversi scenari. Uno, possiamo andare a razzo, a rialzo e poi possiamo aspettarci una correzione perché non andiamo solo a salire. Oppure possiamo aspettarci che viene rifiutato, perché non sappiamo ancora che cosa succede col Bitcoin Spot ETF. Ci sono semplicemente delle prospettive, delle analisi. Se viene rifiutato ci possiamo aspettare un altro, appunto, o rimandato, un altro crollo. E di conseguenza stiamo acquistando a prezzi più bassi, magari ogni giorno. Quindi può essere sicuramente interessante anche quello. Ovviamente fammi sapere la tua. Che cosa stai facendo? Hai già i tuoi holding di Bitcoin? Non li tocchi, non li guardi? Fai trading con Bitcoin? Investi in Bitcoin, stai aspettando il momento migliore, non hai Bitcoin in portafoglio, ti piacciono di più le altcoin o tantissimo altro. Grazie per essere stato con me, in descrizione c'è anche la community Discord in cui possiamo chiacchierare, vedere i trade, analisi e tanto altro. Io sono Michael, iscriviti, metti like se vuoi altre analisi, fammelo sapere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!